La Mustang, nata nel 1964, è l'auto sportiva americana per eccellenza. Ha subito fatto innamorare il popolo statunitense e non solo. Se poi è Steve McQueen a guidarla in uno dei suoi più famosi film, il fascino aumenta ancora di più. Ma oggi Mustang, pur restando fedele alle sue origini, almeno visivamente, può essere acquistata anche in Italia e con questa motorizzazione 2003 EcoBoost viene ancora più voglia di possederla. Vediamo assieme se il downsize e il turbo hanno reso questo sogno possibile a tanti o è stato solo snaturato il carattere di questo puro sangue. Ma parliamo dell'esterno di questa Mustang, che è sempre piacevole da vedere. Si può scorgere un'influenza estetica dal nuovo design Evos di Ford, che è presente in tutte le auto della gamma Ford, caratterizzato da una griglia anteriore molto ampia, a T rovesciata, di forma esagonale, e dei fari anteriori molto sottili e allungati. Ma guardate qui, nella parte posteriore, dove rimane la famosa barra orizzontale di colore nero che ingloba i fari a tre barre verticali che hanno caratterizzato tutte le Mustang delle precedenti generazioni. Ma scopriamo ora gli interni di questa vettura, che non lasciano nulla al caso in termini di qualità sostanziale. Ma cosa intendo per qualità sostanziale? Intendo l'unione tra un prodotto che sa dare sensazione di ben fatto e un'effettiva praticità. Un connubio non proprio semplicissimo su un'auto di questa categoria, che deve essere spaziosa e sportiva e unire l'utile al dilettevole. Il volante si regola in altezza e in profondità. Il diametro offre una presa corretta, anche se una corona leggermente minore sarebbe stata più comoda vista l'efficienza del servosterzo elettronico, dotato di un software che modula l'azione del carico volante in base al programma selezionato, ma di questo ne parleremo dopo. I materiali della plancia non sono di primissima qualità, ma sono comunque gradevoli al tatto. Inoltre c'è un piacevole inserto centrale in alluminio spazzolato in cui sono inserite le bocchette di ventilazione. Migliorabile qualche plastica di rifinitura, come ad esempio quella che riveste il tachimetro. All'interno di questa cabrio gigante viene offerta anche una raffinata selleria in pelle, color mattone in questo caso, con dei sedili anteriori dalla buona forma anatomica. L'abitabilità posteriore è discreta anche per due adulti. Il bagagliaio è da 330 litri, ben rifinito e ha appunto una buona capacità, in quanto in questa versione convertible non ci si poteva proprio aspettare di meglio, visto che è decapottabile. Eh sì, questa è una tipica carrozzeria in stile Yankee. La vediamo da questo musone aggressivo e largo, voglioso di mordere l'asfalto, con questi proiettori quasi arrabbiati. Ed è proprio qui all'interno che si apprezza il downsizing, che è un 2003 EcoBoost da 317 cavalli che spinge bene nonostante la molle della vettura sia importante, ma secondo me non ha quel qualcosa in più che ha la GT, la sorella maggiore 5000 di cilindrata, che ha la prerogativa di avere il motore aspirato con quel sound classico della Mustang che anche i più nostalgici apprezzano. Abbiamo tante modalità, modalità normale per l'utilizzo urbano di tutti i giorni, che comunque ha una buona dose di coppia, poi c'è la modalità Sport, che è quella leggermente più dinamica, la modalità Sport Plus e poi la modalità circuito, che mettiamo ora, scala immediatamente la marcia e si sente anche il cambiamento del
accelerazione, traffico permettendo. Vedete, spinge tanto, di coppia ne ha, sono oltre 300 Nm, anche se io avrei preferito un controllo maggiore della stabilità in modalità circuito, che disattiva tutti i controlli elettronici e la rendono davvero pericolosa da guidare tutti i giorni nell'uso quotidiano, perché le sbandate con una vettura con una mole simile sono molto pericolose. Il cambio è un'unità 6 marce più la retro. È un convertitore di coppia, quindi di tecnologia obsoleta, che non è pronto con un cambio a doppia frizione, ma ci sta per la motorizzazione di questa macchina, che non è eccessiva, visto appunto il peso, che il cambio di marcia sia un pochino old, un pochino più rilento, non ha quella fluidità, cremosità dei cambi di ultima generazione, ma appunto la sua lentezza ci sta con l'anima della vettura con questa motorizzazione. Vi parlo anche di sterzo, che l'ho trovato ottimo sotto tutti i punti di vista, perché è settabile al 100%, abbiamo la possibilità di tenerlo in comfort, quindi uno sterzo morbido, completamente leggero, in modo tale da agevolarci durante le manovre, visto che comunque questa macchina ha scarsa visibilità e bisogna sterzare più volte per parcheggiarla. Poi abbiamo anche la modalità normale, che è una via di mezzo tra lo sterzo alleggerito per le manovre e lo sterzo sportivo, quindi più pesante, che è secondo me la più corretta da tenere a 360 gradi nel quotidiano, perché ha la giusta dose di rigidità, ma non è troppo, non è eccessivamente rigido. Abbiamo anche lo sterzo in sensibilità sport, che è quello più rigido, che permette di avere una grande stabilità durante le curve e permette di infilare la macchina in tutte le traiettorie senza avere quella sensazione di sbandata che, nonostante i controlli nella modalità urbana cercano di ridurre, si hanno. Per cui uno sterzo più preciso, più duro, se vogliamo dirla così, è immediato. L'assetto è molto rigido, ma non è inutilizzabile, perché nelle strade dei centri urbani, ricche di buche e asperità, si è comportato bene, nel senso che ha assorbito bene tutte le disconnessioni dell'asfalto, pur avendo dei cerchi da 20 pollici, che sono quindi una dimensione importante, hanno una buona tenuta e soprattutto hanno la grande capacità di rendere la macchina utilizzabile appunto quotidianamente, grazie alla gommatura importante di cui dispongono. Parlando invece di consumi, nonostante Ford dichiara circa 12 km con un litro, io non sono mai riuscito a farli e sono sempre stato, cambiando le modalità, non impegnandomi troppo nel risparmio, mi sono aggirato intorno agli 8 km con un litro, e secondo me per una macchina che sfrutta il downsizing, quindi un motore più piccolo col turbo per avere un minor consumo e minori emissioni, secondo me non vale tanto la pena rispetto ad un 5000 aspirato, che ha consumi analoghi e offre prestazioni totalmente diverse. Io personalmente non la comprerei, perché non pagherei mai il super bollo per una macchina che comunque non ha una dose di cattiveria quale dovrebbe essere l'anima reale di questa autovettura, che secondo me rimane la GT.
A chi è adatta? È adatta agli appassionati dell'estetica della Mustang, perché di Mustang dura e pura ne abbiamo veramente poca. Gli ingegneri Ford hanno voluto inserire la tecnologia e la moda del downsizing anche su questa EcoBoost, ma di eco secondo me c'è ben poco e i consumi carburante, ripeto, non valgono le prestazioni. E con la EcoBoost vi saluto da Elia Gorla per New Smart Motori. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite.